Prima di aprire questa speciale edizione amministrative Villa Cidresi 2011, ci preoccupiamo di accertare quanti sono i cittadini residenti nel capoluogo di provincia del Medio Campidano. Il dato, crediamo aggiornato, lo troviamo nel sito ufficiale del comune, che riporta 14.454 abitanti. Questo comporta, per il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, che regola attraverso il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali tutta quanta la normativa, l'elezione a sindaco del candidato presentato dalla lista che ottiene la maggioranza relativa rispetto a tutte le altre. Basta un solo voto, in più. Le liste saranno composte probabilmente da 30 candidati e nel caso di Villa Cidro quindi avremo 124 cittadini, 4 dei quali candidati alla carica di primo cittadino, mentre 120 candidati alla carica di consigliere comunale. Sempre il menzionato sito, Villa Cidro è da sempre vocata all'agricoltura e alla pastorizia. Alla fine degli anni 60 Villa Cidro cominciò a vivere una sua avventura industriale che portò anche un certo benessere, ma che alla fine si rivelò effimera. Oggi gli spazi lasciati liberi da quella fugace illusione vengono riempiti nuovamente dall'attività quasi frenetica di oltre 120 piccole e medie imprese, molte delle quali a vocazione agroalimentare, all'interno di un consorzio industriale al quale aderiscono, oltre a Villa Cidro, numerosi paesi del circondario. Questa è la riprova dell'importanza della cittadina. Abbiamo detto 4 liste: Progetto Comune, che ha come portavoci Antonio Muscas, Gabriele Frigao e Fiso Concas, comunque una lista di sinistra; Villa Cidro Possibile, che candida sindaco Giannino Rula, facente funzione una volta che è mancato il dottor Fanni; Villa Cidro Futura, che presenta invece Jessica Pitau; e il PD, è la coalizione del centro-sinistra, che invece propone Teresa Pani, la moglie dell'onorevole Siro Marrocco. A tutti una buona competizione elettorale.